La giornata è stata una o due giorni. Ieri eravamo una sorta di ritiro con le altre persone che hanno aiutato a presentare la candidatura, quindi la Camera di Commercio, la Curia, Urban Hub, la Fondazione di Piacenza Vigevano, quindi una squadra affiatata che ieri ha presentato la narrazione di Piacenza come una terra di mezzo, come una terra simbolo in qualche modo fortemente radicata e collegata e in qualche modo appoggiata dalla regione Lombardia, dal Genova e dall'Alessandria. Abbiamo espresso quelli che sono i nostri progetti per gli anni 2020 e tutto quello che arriva. Credo che l'impressione sia stata positiva e soprattutto la nostra impressione è quella di aver fatto il massimo per poter portare a casa il risultato. Noi abbiamo fatto una presentazione, abbiamo presentato gli angioletti della Madonna di San Sisto. È un progetto che prevede di poter rendere tridimensionale i quadri per poterli poi vedere anche in qualche modo col tatto da parte dei non vedenti. È stata un'esperienza e all'insegna dell'inclusione. Una bella sensazione. Quali sono quindi questi progetti per Piacenza? Beh, i progetti sono facilmente reperibili perché abbiamo messo online, sono 20 progetti originali che possono spaziare dal campo del teatro soprattutto alla ristrutturazione di Piacenza. Ci sono almeno 20 milioni che sono stati messi per poter rigenerare parte di Piacenza e quindi una città che in qualche modo ha intenzione di riprogettare se stessa e per esempio di rimettere anche nuove attività, per esempio una prima mondiale al Palazzo Farnese e su Pierluigi Farnese. Quindi questo e altre cose in qualche modo saranno un programma in cui cerchiamo e penseremo anche di coinvolgere Cremona, soprattutto sull'esperienza del Po, il Po come esperienza e come marchio distintivo di un territorio che non si ferma a Piacenza ma che vorrà vedere anche Cremona come protagonista qualora potessimo vincere questa affermazione.